eccoci pronte per assaggiare l'altra parte dei dolcetti, che ovviamente io ho appena staccato la prima parte per registrare questa, perché non voglio che venga un video di 20 minuti di assaggio, insomma, anche no. E andiamo avanti. Fino ad ora ho trovato delle cose che non mi hanno entusiasmata più di tanto. Qui ci sono delle cose ancora peggiori, ragazze, ve lo dico veramente, delle cose che mi spaventano non poco, non poco. Andiamo avanti e mangiamo, purtroppo, questa roba gelatinosa qua, che io non so che cavolo sia. È una vaschetta, ci sono anche due bastoncini e va mangiata. Allora, con questi bastoncini... This stick liquid can become solid. Come fa a diventare solido? Cioè, io lo apro e diventa solido? Boh, vediamo. Vediamo. Già quello nella foto è rosa e il mio è giallo. Non va bene. Non va bene. Io ve lo dico, non va bene. Vediamo cosa succede. Perché non si apre? Ah, no, questo si apre. Stavo dicendo, perché non si apre mai? Allora, questa è la vaschetta. È un gel. Qui ci sono anche due bastoncini che penso vadano mangiati, insomma, come se fossero due bacchettine cinesi che io non so utilizzare. Ci ho provato e riprovato e riprovato e non sono capace di utilizzare le bacchettine cinesi. Non so se avete mai mangiato da Wok to Wok, mi sembra che sia così. In Italia ovviamente non c'era, tanto per là. C'è ad Amsterdam, a Barcellona, io l'ho visto, insomma, ad Amsterdam e a Barcellona sono sicura. E le bacchettine in cima sono attaccate, quindi praticamente fanno questo, ma in cima sono attaccate e quelle sono semplici. Sono per quelli come me che non sanno utilizzare le bacchette. Andiamo avanti, insomma, questo aneddoto forse non vi interessava nemmeno. Apriamo questo coso, che mi fa paura. Sembra? Boh, sa di alcol. Buono. Che bontà. Ne posso usare una sola? Me lo abbonate? Oddio, è duro. È vero. È tipo... Blu, vedete? Sembra una caramella. Vediamo. Non vedo che i fili. Al limone, un limone chimico ovviamente, ma proprio chimico, specie di gel, che non è neanche, se non fosse così chimico il sapore, se era la fragola magari era anche più buono. Ragazzi, un 5, ma io farei un 4-5 anche questo, perché non è... Non è possibile, ma come mai? Ma come mai? Questa box mi è piaciuta molto di più rispetto a quella che vi avevo fatto vedere l'altra volta. Però nel complesso mi erano piaciute di più le cose che erano dentro quella box. Qui ci sono delle cose veramente strane. Anche questo veramente chimico, ma chimico, chimico. Io non lo so come fanno ad invecchiare, cioè... a morire da vecchi giapponesi con tutte queste schifezze che mangiano. Andiamo avanti. Ci sono delle altre jelly bean mystery real grape, quindi sono all'uva, però non capisco perché mystery. Ovviamente, vabbè, possiamo leggere le cose dietro, va bene. Questa è la confezione mystery. Disney che Mystery, ah, vabbè, insomma, mystery. Non so perché mystery. Noi li apriamo e vediamo perché sono mystery. Questo dovrebbe anche essere facile da aprire, vedete? Vediamo un po'. Anche qui ci sono tutti i punti interrogativi, questa cosa prima. Oh sì, siamo proprio di uva. Vedete che carine, sono tutte rosa e viola. Ci sono di due, cioè in realtà sono strane. Ci sono sia così lunghette, opache che lucide. Poi ci sono anche tipo Smarties. Questi sono duri all'interno, questi.
sono di uva, sono molto dolci, ma finalmente una cosa buona. Proviamo questo opaco. Questa è una Jelly Bean, all'interno è morbida. Sa anche questa di uva. Mamma mia, questa è proprio di uva. Ma proprio di uva. Sembra di mangiare, buonissima. Sembra di mangiare, non so se avete mangiato l'uva fragola. Buonissima. Che buona. Queste almeno un 7 se lo meritano. Vediamo quella trasparente. Buonissima. Vediamo questa. Sto per strozzarmi. Questa è strana. Questa è più... Questa è leggermente più asprina, più gommosa, più gelatinosa. Sempre l'uva. Buonissime. Veramente, questo è un 7, anche un 7 e mezzo se lo meritano. Questa è super 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 buona, finalmente una cosa realmente buona. Ah no, anche i cosini del video precedente, quelli salati, questi qua. Questi buonissimi, anche appena caduto uno, mio Dio, spreco. Questi buonissimi. Queste però ancora di più, veramente buone 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 buone. Mi compenseranno lo schifo che sto per assaggiare, perché veramente... Allora, andiamo avanti. Qui c'è Marugame Noodle Made Pretzel Tempura Overdown, un nome lunghissimo, che è tutto sicuramente un programma. Allora, questa è la confezione, non capisco perché ci sia sopra attaccata questa bustina. Non so se sono snack. Noi li apriamo. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Allora, basato sui noodle. Vediamo. Non li apriamo. Ovviamente ci potete scommettere che avevate dei dubbi? Avevate qualche dubbio? Non si apre nemmeno questo. Non si apre niente. Oh, questo è un buon odore. È solo che con in bocca il sapore dell'uva, vabbè. Sono dei bastoncini. Buoni. Questo io credo che sia una polverina da mettere sopra, però sono già belli, belli polverosi. Io non ce la metterei, buonissimi anche questi. Sono di noodle. Questi sono buoni. Molto. Molto buoni, molto. Questi un 6 e mezzo se lo meritano. Buoni. Non c'è male. Andiamo avanti, cosa c'è? Ecco ragazzi, cioè... Non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare. Questa cosa... È anche special, capito? È anche un elemento super super più. È praticamente uno snack tradizionale giapponese alla gelatina di cosi, di, come si chiama? Di fagioli. Io odio i fagioli. I fagioli rossi. Sono fagioli dolci. Io però io odio i fagioli, quindi ve lo dico, non la voglio assaggiare. Mi fa paura. No, ragazze. No, poi una gelatina. No. Perché? Guardate. No, cioè, non ci voglio pensare. Oh mio Dio. Poi con cosa l'assaggio? No, ragazze, non la posso assaggiare questa roba. Oh mio Dio. No, guardate. Oh no. Un pezzettino piccolo, No, non c'è, ne ho assaggiato un coso. Consistenza terribile. Oddio. Voglio un fazzoletto per pulirmi le mani, non ce l'ho. Dove cavolo l'ho messo? Boh, vabbè. Oh mio Dio. Questo quanto gli avevo dato al wasabi? 1? 0. Poi peraltro dolcissimo,
No, 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 inconcepibile. Che cosa mangiano? Cosa mangiano? Perché mangiano queste cose? Va bene, andiamo avanti. C'è una cosa da assaggiare e mi spaventa anche questa. Non è che non mi spaventa, è praticamente una bevanda al pudding al caramello. Se non ho capito male, questa jelly pudding. Sì, jelly is made from. Sì, caramel pudding. Io spero con tutto il cuore che qui dentro non ci siano robe, pezzetti e robe varie, perché io le bibite con i pezzetti. Ragazze, cioè proprio buh. Quindi non so cosa dire. Oddio, è un come si chiama? Una crema. Il caramello. Ci sono i pezzetti. È gelatinosa, però è dolce e sa di caramello, ecco, tutto sommato, vedete, c'è proprio il disegno, la consistenza stranissima, cioè è proprio una bibita gelatinosa al caramello, una cosa stranissima, insomma, io preferisco un bel budino, diciamo così. Non è proprio così male come mi aspettavo, diciamo che un 5-6 glielo possiamo anche dare, però. Ma perché se non era di questa consistenza, magari non era neanche schifosa, però non poteva essere una bibita al caramello completamente liquida, effettivamente. Insomma, meglio la consistenza, meglio così. Sono io che non amo le consistenze così piene quando devo bere una cosa, però 5-6, insomma. Adesso c'è un altro DIY, un altro DIY. Eccolo qua, vediamo un po' se questo è semplice da fare. Vediamo un po', qui dentro c'è la spiegazione. Ma noi lo apriamo e vediamo cosa ci riserva. Ovviamente c'è la solita vaschetta per mischiare tutte queste chimicate, queste cose chimiche. Ah, mille bustine diverse. C'è pure una cannuccia. Perché una cannuccia? Perché una cannuccia? Allora, fatemi capire, fatemi capire. Ci sono due vaschette. Due vaschette. Ah, in una ci va messa l'acqua, però. Mi sa che in una ci va messa l'acqua. Allora, sì, qui ci va messa l'acqua. L'acqua e poi boh. E poi non si capisce. Perché non si deve capire? Perché non si deve capire? Allora, azzurro, viola e il verde? Azzurro, viola, verde e rosa. Ragazzi, non lo capisco. Non lo capisco proprio. Azzurro sono sicura. E viola. E il verde? Tra l'altro non si capisce perché ci sia una sola. Va bene, proviamo a mettere un po' d'acqua qua. Vediamo se ho capito, perché non credo di aver. Non sono sicura di aver capito, eh. Non sono sicura di aver capito. Qua ci va messa un po' d'acqua. Tipo così. Sì, ho messo giusto. Nel primo ci va messa l'acqua, ce l'abbiamo messa. Poi ci va messo questo cosino azzurro. Quindi questa l'appoggio qua per aprire il cosino azzurro. Ho sbagliato, non lo mangeremo, che vi devo dire. Non sarà poi la fine. Ho il letto ricoperto di caramelle. Il letto ricoperto di caramelle. Questa la mettiamo qua dentro, tutta qua dentro, e giriamo col nostro cucchiaino che io nel frattempo ovviamente ho perso. L'ho perso proprio, non perso per finta. Eccolo qua. Giriamo. E non succede niente, ovviamente. Secondo me ho sbagliato, però andiamo avanti. Poi ci mettiamo. Non capisco a cosa serve l'altra vaschetta, ma proprio zero. Non lo so, ci mettiamo anche quella viola. Ci
Ci mettiamo anche quella viola. Io credo che farò un casino e questo qua non lo assaggeremo perché non si capisce. Le istruzioni in giapponese non sono facili da comprendere, sapete? Giriamo anche questo. Ho fatto un casino. Ragazze, credo proprio che questo non lo assaggeremo. Qua ci sono delle palline, non capisco perché ci sono queste palline che a me non sono venute le palline. Ah, cavoli, ho capito adesso. Dovevo mettere l'acqua dentro le... Ah, ops. Dovevo mettere praticamente l'acqua qua dentro. Va bene, ho sbagliato. Che peccato, non lo posso assaggiare. Va bene, andiamo avanti. È proprio un grosso dispiacere, devo essere sincera. È veramente una cosa che mi dispiace tantissimo non poter assaggiare questo affare. È veramente, veramente un colpo al cuore. Andiamo avanti, perché c'è una cosa buonissima. Finalmente posso assaggiare i pochi. E questi sono pochi Pikachu. Non so se sono pochi Pikachu, lo dico io. Questi sono pochi dei Pokémon. Credo che siano al cioccolato. Vediamo, assaggiamoli. Sono curiosissima di assaggiare questi pochi. E li vedo sempre nei vari video, assaggi. E sono sempre stracuriosa di assaggiarli anch'io. Perché io amo gli snack fatti in questo modo. Qua dentro c'è, vedete, l'altro sacchettino. Andiamo avanti. Il biscottino è al cioccolato. Questo è il cosino. Il biscotto è al cioccolato. Fuori è molto burroso. Io odio il burro. Ve lo dico. Buono, però un po' burroso. Ma buono, insomma, ragazzi. Poi un 6 glielo diamo. Peccato per questo burro, perché sarebbero stati perfetti. Però un altro lo assaggiamo. Sì, un 6 glielo possiamo anche dare. Mi dispiace per il DIY che insomma è andato così, magari lo taglierò, vediamo. Vi mando un bacione, spero di non avervi annoiato insomma in questi assaggi live e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Eccomi di nuovo, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Qui a fianco trovate altri video per rimanere ancora un pochino in mia compagnia. Cliccate su follow me per iscrivervi al mio canale e non perdere nessuno dei prossimi video. E qua sopra cliccate sul sito per aggiungere la mia paginetta, dove troverete tutti i link, i miei social, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, tutti quelli che volete. Iscrivetevi, mi raccomando, e vi mando un mega bacione e ci vediamo nel prossimo video.